fa girare il pallone. Younger nel finte di Zalanchi. Di Fulvio, ancora Fondelli a cercare il palo e Allock apre le marche. Fondelli, gli occhi gratta, quindi Di Fulvio. Zalanchi, finta, gli occhi, il tiro, ed Younger respinge Nicosia sul palo corto. Palla che torna ancora a disposizione del Recco, si torna in parità numerica. Fondelli va a caricare sopra la testa dell'avversario Djurdjic. Data l'espulsione temporanea di Matteo Aicardi, quindi può giocare anche la squadra biancorossa la sua prima superiorità. E il tiro di Djurdjic va subito a bersaglio, sorprendendo un po' tutto. Non è mai fermo nel perimetro di gioco. Cannella e Cenike. Finte ripetute e l'angolino. La squadra ha un set di riserva di calottine e poi c'è un terzo set al tavolo della giuria per emergenza. Fondelli e Cenike, la girata e la rete del 5-1. Porta perché nuota sulle spalle proprio di Ivovic, una superiorità numerica ancora. E c'è anche la seconda espulsione per Pachaliev e subito la rete delle... Prova a farsi vedere ai due metri, gli occhi gratta, ma è marcato dal giovane Mantovani. Zalanchi, Younger ci riprova e questa volta prende. Fondelli va a cercare il compagno al centro, gli occhi gratta, rivedere la situazione da 5 metri. Zalanchi batte Nicosia e allora 8-1. Gol, interpretazione che viene dato in questo caso con gli occhi gratta che guadagna il tiro dai 5 metri nella realizzazione di Ergo Zalanchi. Bravo Pacciali e adesso in orario di turno. Cannella e Cenike, una prima finta che fa sedere mezza difesa. Pallone a Zalanchi, doppio mancino per il Recco e quindi Presciutti che va a prendersi la... Rocchi per Pacciania. Ancora Rocchi. Dalla distanza Pacciariev, palla che si abbacia sul palo. E adesso è in leggero ritardo, quindi gridano più i giocatori del Recco che possono gestire una virtuale superiorità numerica con Cenike che arriva fino ai 5 metri, finta e scarica in porta. 10-3. Adesso si fa vedere Lanzoni, coperto il centroboa. Gli occhi gratta sta per sfilare il pallone a Lanzoni che adesso ha l'opportunità di andare all'alzo e tiro e pallone sotto l'incrocio dei pali. 10-4. Caldieri, Rocchi, Djurdjic, ancora Caldieri, Pacciariev. E guardate che gol che va a realizzare Andrea Pacciariev con una... gratta per Cannella, conclusione da Rold e la palla entra. Quarto tempo, 11-5 il parziale. Lanzoni è andato via bene in mezzo dribbling a Zalanchi e c'è il rigore. È stato dribblato proprio Pacciali, permette del... Adesso c'è traffico davanti alla porta di Darold, Zalanchi cerca il varco per un alzo e tiro e c'è l'espulsione di Rocchi ai due metri su Aicardi e c'è il rigore perché Rocchi spiazzato Darold.